si chiama Associazione Italiana Guariti Covid-19 e avrà sede ad Atri. Stiamo parlando della nuova realtà che avrà il compito di diffondere una cultura infettivologica e epidemiologica che agirà con finalità filantropiche. Nello statuto tra gli intenti ci sono quelli legati alla promozione dei comportamenti etici, delle attività scientifiche a sostegno delle vaccinazioni. Ci saranno borse di studio per medici e infermieri di infettivologia e sostegni per gli orfani di persone scomparse a causa del coronavirus. La IGC, nata da un'idea del direttore sanitario del presidio ospedaliero di Atri, Marino Iommarini, che ne ha colto l'esigenza parlando con pazienti guariti da questo virus, è presieduta dal medico Ernesto Piccari, nonché sindaco di Montefino, anche lui guarito dal Covid-19. Dopo aver vissuto il Covid-19, su un'idea nata al dottor Iommarini, direttore sanitario di Atri, insieme ad altri pazienti, insieme al dottor Enrico Marino, al dottor Fiorano, alla dottoressa Mattucci e al sindaco di Atri che ci ha ospitato, abbiamo fondato l'Associazione Italiana Guariti Covid-19. È un'associazione apolitica, partitica, senza fini di lucro, e iscritto come ente del terzo settore. La nostra associazione si prefigge di promuovere tutto quello che è sperimentazione, ricerca sulle terapie innovative Covid, tra i quali la terapia con l'ozono, la terapia con il plasma ricavato dai pazienti guariti Covid. Inoltre, la nostra associazione si occuperà di implementare e arricchire di dotazioni strumentali gli ospedali Covid, come quello di Atri, in fattispecie, e soprattutto promuovere una ricerca che rispetti l'etica. Promuove campagne vaccinali e soprattutto fa promozione con borse di studio per studenti specializzanti di medicina in malattie infettive, per laureati in scienze infermieristiche con la specializzazione in infettivologia e soprattutto con borse di studio per orfani di pazienti Covid. All'associazione si possono iscrivere tutti i pazienti guariti da Covid, ma possiamo ricevere donazioni, erogazioni liberali da privati, da enti e da aziende, da chiunque voglia offrire il proprio contributo per questa nobile causa. Tra poco avremo una sede operativa in Atri presso l'ospedale San Liberatore che ci permetterà di svolgere agevolmente e velocemente il nostro compito.